Ciao Sole, ciao Claudietta, ciao ragazze, aspettiamo ancora un attimo, ciao, 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 vediamo un po' chi entra ancora, diamo il tempo, grazie dei cuori, grazie ragazze, grazie. Ciao, eccoci qua, ciao, benvenuti, benvenuti. Eccoci qui, una nuova diretta. Ciao, ciao. Beh, grazie dei cuori ancora. Bene, ci prepariamo che poi noi abbiamo una nuova diretta su Zoom dopo e quindi ci prepariamo per iniziare. Vediamo se intanto riusciamo a inquadrare bene. Ok, io direi che possiamo partire. Che dite, ragazze? Fatemi un segno. Partiamo, partiamo. Iniziamo con la nostra super diretta. Allora, beh, intanto buonasera a tutti i partecipanti e anche a chi ci vedrà poi in differita. Siamo qui stasera di nuovo dalla pagina della Fituochi alla Grande con il nostro momento di Smart Wellness 15 e oggi siamo qui con un argomento particolare, nuovo in tutti i sensi. Una diretta, dicevo, particolare con sorpresa. Parleremo di counseling, quindi 15 minuti di info flash sulla figura del counselor e rispetto alle altre volte non andremo a dividere sport, alimentazioni e alimentazione e integrazione, ma comunque sarà inerente. Ma prima di iniziare lancio e quindi di presentarvi anche la sorpresa, lancio il nuovo progetto La Mappa 2021 che abbiamo voluto noi della Fittalking alla Grande. È un percorso a tappe che accompagna le persone al raggiungimento di obiettivi di benessere, come abbiamo visto, tonificazione, perdita peso e chi più ne ha, chi più ne metta. Abbiamo visto nei precedenti incontri la menopausa, quindi tutto quello che comporta questo periodo delicato della menopausa. Può venire in aiuto questo percorso anche per il discorso che abbiamo fatto la volta precedente sulla pancia, come andare a ridurre la pancia. Quindi diciamo che ciascuno ha i suoi obiettivi e insieme possiamo andarli a vedere. Il costo di questo percorso è di 20 euro, quindi l'adesione alla Fittalking alla Grande. Per tutto l'anno siete seguite da un'equipe di professionisti, tra i quali il counselor che noi abbiamo voluto fortemente ed è per questo che abbiamo, ed è il motivo di questa serata, che abbiamo inserito questa serata nel discorso dello Smart Wellness 15. Allora, io personalmente l'ho fortemente voluta questa figura che fra poco scopriremo che cos'è, ma anche chi è, perché ci aiuta nel nostro percorso a mantenerci focalizzati sugli obiettivi, quindi in modo costante per tutto il tempo del nostro cammino di cambiamento. Il counselor è proprio la novità di questo progetto, insieme all'integrazione, che è un'altra novità di cui con tutta probabilità parleremo la prossima volta, magari con qualche sorpresa anche nella prossima settimana. E, dicevo, la figura del counselor ci permette di rimanere focalizzati e di avere risultati immediati ma anche duraturi nel tempo. Per chiunque voglia saperne di più rispetto a questo progetto, potete tranquillamente contattarci anche nella diretta che poi noi andremo a inserire sia nella Fitwalking che nella mappa, quindi andate a cercarci anche sulla mappa 2021 di Instagram, ma anche su Facebook se volete ci trovate, oppure potete scrivere a Fitwalking alla grande SD una mail chiocciolagmail.com e noi rispondiamo, siamo a vostra disposizione. Ma ora passiamo all'argomento della serata, quindi chiamiamo in causa
la nostra Claudia Pellegrino, counselor, che ci spiega un po' in cosa consiste il suo lavoro. Vediamo un po' se riesce a entrare, vediamo se riesco a farla entrare. Intanto mi attivo qui, se no non vedo niente. Vediamo un po', visualizza, ce la facciamo. Questa sorpresa della serata. Vediamo, vediamo, vediamo se ce la facciamo. Eccoci che ci siamo. Bene, Ciao, ciao Sonia, Claudia. ciao a tutti. Eccoci, Ciao. presentati, dici qualcosa. Sentite bene? Sentite? Mi Sì? sentiamo, parla un po' più forte, Ok. vieni più vicino al microfono, se no ti Ok. sentiamo. Ok, Sì, perfetto. avvicino un pochettino. Benissimo, allora io mi presento brevemente. Allora, come diceva già Alessandra, io sono un counselor. In realtà io inizialmente nasco come educatore professionale e ci tengo a dirlo perché ho un'esperienza ventennale di lavoro con i bambini che ho integrato in questo periodo poi con la formazione in counseling. Mi sono formata presso l'ASPIC di Genova, presso l'Associazione per lo Sviluppo Psicologico dell'Individuo e della Comunità, conseguendo appunto il diploma in counseling. Ho uno studio aperto 2 anni fa, 2 anni e mezzo fa ormai, con la collega Micol Serra in Cuneo. Ci siamo trasferite ad agosto nella nuova sede che è in via Roma 35 e quindi lavoriamo lì insomma, Dal portiamo avanti quale dei stai percorsi. trasmettendo, immagino, quindi eventualmente se vuoi muovere un po' farci Assolutamente. vedere un po' dove sei, bellissimo, un ambiente molto accogliente. Sì, e Immagino che lì dove fai tutte le tue i tuoi incontri. lo spazio dedicato ai colloqui personali. Ma vi dico in breve che cos'è questo counseling. Anzi, vi leggo quello che noi scriviamo sulla nostra cartolina di presentazione, che ve la mostro anche, che avrete probabilmente visto sul sito, sulla nostra pagina di MC Counseling. Il counseling che cos'è? Anzitutto è una professione che non è una professione sanitaria, ma operiamo nel campo del benessere ed è per questo anche che siamo qui con la Feed Walking, con la mappa, e operiamo in ambito socioculturale. Quindi il counseling è proprio un'attività professionale finalizzata alla promozione del benessere, al miglioramento delle relazioni e della qualità della vita delle persone, tramite la consapevolezza e la responsabilità individuale. Quindi i nostri lavori hanno questa componente fondamentale che è quella di portare le persone a diventare sempre maggiormente consapevoli di se stessi, perché è proprio in quella dinamica lì che noi possiamo avere una vita qualitativamente migliore, perché conosciamo noi stessi, possiamo esprimere agli altri quali sono i nostri bisogni, quali sono le nostre necessità, quali sono le nostre esperienze in modo molto congruente e molto lineare. Lavoriamo sui 3 livelli dell'esperienza e questo è importantissimo, legato anche all'attività poi della Feedwalking, in quanto prendiamo in considerazione il livello cognitivo, mentale delle persone, quindi i pensieri delle persone. Ci occupiamo poi di un livello di esplorare anche il livello emozionale della persona e anche il livello corporeo. Ti Quindi interrompo un attimo, ma in dovresti spiegarci concretamente una seduta di counseling, come avviene? Cosa fa effettivamente il counselor durante l'incontro con la persona? Allora, Come... innanzitutto ci tengo a sottolineare che i nostri sono colloqui di counseling e non utilizziamo il termine seduta perché è un termine più medico, più legato Ecco. ad altre competenze. E, allora, inizialmente noi offriamo sicuramente uno spazio di ascolto in cui la persona può venire e portare una tematica, portare una difficoltà, portare un problema, portare un obiettivo da raggiungere. Quindi la persone sono libere di portare quello che scelgono ed è uno spazio di ascolto in cui c'è un'assenza totale di giudizio, in cui per assurdo la persona può dire e contraddirsi, no? Può portare tutte le sue difficoltà, le sue incongruenze e anche tutte le parti di sé, perché è proprio in uno spazio di ascolto di questo genere che poi emergono, no, i punti di forza, Ottimo, interessantissimo. Ci dici come
Come tutto questo può essere utile in un ambito come il nostro sportivo o comunque di benessere, dove andiamo a cercare di raggiungere gli obiettivi legati più strettamente al benessere, all'alimentazione, sport e anche integrazione? Come si colloca questa figura? Dunque, questa figura si colloca molto bene in questo tipo di lavoro perché il counselor, quindi la mia figura, aiuta le persone a esplorare quello che è il punto di partenza. Inizialmente uno esplora, noi accompagniamo, no? E anche la parola counseling significa proprio accompagnare la persona. Quindi noi accompagniamo le persone a esplorare il punto di partenza. Quindi nel momento in cui noi vogliamo immettere qualcosa di diverso, qualcosa di nuovo, è fondamentale capire da dove partiamo per comprendere la base sicura, no? Da cui noi stiamo partendo per immettere qualcosa di nuovo. E questo può, crea anche la possibilità che poi gli obiettivi vengano raggiunti, perché c'è una co-costruzione, no? Insieme con la persona dell'obiettivo. E si valutano anche quelle che sono le motivazioni, perché a volte le motivazioni che abbiamo, magari non sono così reali, non sono così fondate, no? Magari vogliamo, non so, fare la maratona perché in realtà è una cosa che interessa ad altre persone, ma noi la facciamo lo stesso, no? Quindi è anche la valutazione e l'esplorazione di quelle che possono essere le motivazioni proprio intrinseche. Tenevo d'occhio l'orologio che abbiamo questi Ah. 15 minuti a disposizione, ma ti chiederei ancora una cosa, il tuo lavoro proprio all'interno della mappa di questo progetto, intanto perché hai accettato e poi effettivamente in cosa consiste all'interno di questo progetto che è la mappa 2021, è appena partita. Beh, io ho già un po' risposto, nel senso che il lavoro che facciamo adesso, no, con i mappini, con le persone che hanno aderito, è proprio un lavoro di focalizzarci su quello che è il punto di partenza, no? Comprendere dove siamo per capire se possiamo immettere, no, dei nuovi apprendimenti, quindi se possiamo fare dei salti in avanti, no, evolvere in una certa direzione, oppure se è necessario fare ancora magari un altro tipo di lavoro prima. Quindi è una fase proprio di esplorazione che permette alle persone di focalizzare che cosa vogliono andare a fare, no? E che cosa, quali sono le azioni che E poi è un possono. po' il lavoro che andremo a fare adesso sulla Zoom con tutto il gruppo della MAPO, chi appunto ha interesse a entrare a capire un pochino di che cosa si tratta questo lavoro che andiamo a fare con la mappa. Quindi ottimo. Infatti vedo che ci sono persone collegate che magari non appartengono alla mappa, se vogliono possono partecipare a questa serata in cui ci occupiamo di alcune appunto tematiche portate avanti in questo periodo con i mappini, ma ben venga appunto che siano delle persone nuove a cui spiegheremo che cosa stiamo facendo Stasera adesso. abbiamo coniato anche un nuovo termine, i mappini. D'ora in avanti avremo anche Io questo li chiamo nuovo tutti termine. i clienti della mappa, che sono tutti. Bene, vuoi presentare tu la serata di questa sera? Così se c'è qualcuno interessato, intanto può scriverci nella Fruitwalking, sia su Facebook oppure su Instagram, in modo che noi possiamo mandargli i link per partecipare. Se vuoi presentare la serata che andremo a fare adesso. Questo piccolo laboratorio si intitola Parto da. Parto per, proprio in quest'ottica di focalizziamoci da dove siamo, no? Focalizziamo il punto di partenza per riuscire a raggiungere l'obiettivo che ci siamo posti. E in questa serata esploreremo un po' due modalità, no? Che sono la compliance e la procrastinazione che ci caratterizzano un po' nei momenti di difficoltà, no? Quando non riusciamo a portare avanti il nostro obiettivo. Siamo a disposizione, Ale. Sì. Dillo tu. Ribadisco solo che il counselor Claudia è con noi sul progetto La Mappa alla Fruitwalking alla Grande, un progetto che si occupa di benessere a 360 gradi e che accompagna le persone al raggiungimento dei loro obiettivi per un anno. Se volete, avete la possibilità di partecipare alla serata di questa sera sicuramente e poi chiederci informazioni per poter entrare a far parte del progetto e raggiungere anche voi i vostri obiettivi 2021. Intanto vi salutiamo, che così corriamo a collegarci con il gruppo sullo Zoom e ci vediamo la prossima settimana, sempre Smart 15 minuti di info flash insieme
all'integrazione. Con tutta probabilità parleremo di integrazione e chissà, ci sarà magari anche la prossima serata qualche sorpresa. Vedremo. Vi saluto, vi salutiamo, Claudia, ci troviamo sull'altro Ciao, a canale. dopo. Ciao. Ciao, buona serata a tutti e grazie di essere intervenuti.